Benvenuti in questo nuovo video della Vita in Città 2. Quest'oggi abbiamo finalmente la nuova pagina del nostro libro del fabbro per andare a sbloccare i lingotti che permetteranno di fare la mia super mega armatura. Ed è veramente incredibile. È già praticamente pronta, quindi io l'ho già vista. È qualcosa di stupendo. Cioè, quella di Fere la si può buttare nell'immondizia, da quanto è poca roba rispetto a quella del cavaliere potentissimo super mega Steffo. Ma quest'oggi dobbiamo prima di tutto, ho appena mangiato, è bellissima sta cosa del backpack. Prima di tutto, dicevo, riuscire a craftare qualcosa di molto complesso. Dimmi, perché Steph, devo dimmi. Fare i black ruby, quindi i rubini neri, okay, ok? Che si fanno con 8 lingotti di star ruby, okay? Più un black diamond. Ecco qui. Capisci? Io infatti ero zitta proprio per questo motivo. Già. Perché volevo proprio sapere che cosa ci attende in miniera di nuovo. No, già. Steph, è sempre peggio. È sempre no, peggio. Steph, rinunciaci. Perché allora dobbiamo ottenere 16 black ruby, che sono questi. Guardate quanto sono belli questi lingotti fatti da noi super mega belli. Il problema è che quindi vuol dire che ci servono i black diamond. Allora, l'unica notizia positiva è che 8 si fanno con 1. Cioè, quindi un craft ci dà 8 black ruby. Quindi in realtà ce ne servono 2 di black diamond e ne abbiamo 1. Però sapete benissimo che una possibilità su 50 rompendo diamanti è una roba complessa. Più ci servono altri rubini, perché comunque ne abbiamo troppi pochi, perché al momento ne abbiamo esattamente 5. In più ci serve il bronzo e il tin, perché non abbiamo nemmeno quei lingotti per fare... Steph? Sarà importante oggi, sarà rinuncia. Importante. Cioè ti sta bene l'armatura in zaffiro? Perché devi averla personalizzata, non no? Allora, piuttosto ti faccio vedere un po' di cose che ho fatto. Ho messo a cuocere un sacco di ferro, un sacco di copper, sì. Un sacco di tin, perché volevo fare un po' di cose. Ho anche una domanda da farti. Vai. Ti ricordi il libro di pietra preziosa che hai trovato? Sì, dobbiamo provarci. Esatto, possiamo quindi far diventare il mio piccone pietra... Non so dire teste piccone pietra preziosa. Non lo 2. Sappiamo, ecco. Ma ci proveremo. Ecco, okay, sì, è questa... importante questo. L'importante Steph. Nella vita è provare. È anche Oscar Wilde. Possibilmente. Non credo. Allora, no, ti volevo dire che ti ricordi che ci avevamo consigliato, perché non fate i blocchi di iron, sì, certo, così certo. Staccano meno ed è molto più semplice. Ecco, ho appena creato 46 blocchi di ferro. E non è tutto il ferro che abbiamo, perché abbiamo, come vedete, 2. Non ho cotto tutto il ferro. Quindi, però, ottimo, perché guardate quanto spazio stiamo risparmiando in questa chest. Quindi, grazie del consiglio. Dopodiché, possiamo finalmente fare i lingotti con tin e copper, perché ne ho parecchi. Quindi, ci mettiamo, facciamo in questo modo. Facciamo in questo modo qua. Blampete. Poi risplittiamo così. Blampete, risplittiamo così. Sono riuscito a fare 20 lingotti di bronzo. Ottimo. Che, se ricordo bene, si utilizzano, sto andando tutto a memoria per dimostrare la mia potenza incredibile, si usavano, se ricordo bene, in questo modo. Esatto. Quindi, mia cara Fere, guarda, ne abbiamo già 5. Ne bene, servono dai. 8. Dai, va bene, cerchiamo di essere positivi, su. Cerchiamo di essere positivi. Allora, lingotti. Guardalo, pronti, guardalo qua. Ah, ovviamente i blocchi effettivamente, piuttosto che qui, li mettiamo qua. Mi sembra un posto decisamente migliore. Sì, lo ignoriamo. Tu fai finta che non ci sia. Questi ma li teniamo visto, da cioè... questa parte. Facciamo in questo modo. Qua dobbiamo sistemarci un po' con i blocchi e tutto, eh. Sta andando a suonare di sopra, è un stop boy. Buongiorno. Pure loro. Cambiate stanza, siamo io e Marco. Oh, scusate, l'ho prenotata per le 11 io la stanza. Allora, arrivederci. Arrivederci. Ho sbagliato, eccolo. Eccoti. Giorno! Stavamo parlando con gli altri. Buongiorno. Lo so, anche io ho fatto questa cosa. Buongiorno. Salve, come state? Salve. Per colpa sua abbiamo appena fatto un fail. Allora, Steph, innanzitutto ci sono mancato, dai. No, leggi il mio livello. Steph. 28. Ah, cioè, 28 il livello dei perdenti. Sei un guardalo. Capito? No, no, ma è famoso. È famoso come il livello dei perdenti il 28, Steffo. Ho capito. È proprio famoso, ho capito. Eppure sono ben 5 livelli più alti di te. No, mi no, dica, no, di bravo. Cosa bisogno? Allora, lei vede come sono fiammeggiante con l'armatura che non ho. Guardi. Bella. Mi deve vendere 2 pezzi di armatura in diamante. Esattamente, i gambali e i piedini. Ah. Quindi, ho proprio bisogno di lei. Anzi, ho bisogno proprio di Fere oggi. Fere, mi vendi questi gambali e piedini? Io vorrei diventare povero, signorino. No, tu non c'entri in questo trading. Fere, mi vendi dei gambali soldi? Di pini? Certo, cioè. sono ricco. Perché sono... bisogna capire prima di tutto quello costa l'armatura in diamante. Hai? Allora, ho 30 di argento per ora, io più o meno. Okay. Forse ci stiamo alla pena, però, campione. Ma come? Sì. Quanto costa? Vieni qua. Ragazzi, che senso? Di argento, diam.
Quindi okay, ogni pezzo. Sì, campione. Quindi se tu fai 7x3, 7, 14, 21, più i gambaletti, 4x3, 12, quindi fa 33. Che mi dai dei pezzi in argento, per favore, Steph. Mi vanno benissimo, non ti preoccupare. Sono molto felice dei gambali in argento. Sei rotta lei a Marci, mi dispiace. No! Esatto. Ma cosa hai in testa? È rotta, qua? Marci. Allora, poi... Sembra che un pezzo di... Sì, si è rotta l'Anvil, mi dispiace. Cioè, con un unicorno, ci disturba, vedi che sei un unicorno. Sembra un pezzo stiamo di pane nella fronte. Ma da Marci se ne vada. Allora, io voglio via, fuori dalle scatole. Io ti faccio un'offerta perché voglio diventare più ricco di Kendall. Eccola, ecco. Gambali, vabbè. Più piedini, 20 di argento. Ma ti Steph, sto scontando di 13. Dannazione. 18. con 18 vado a 79. 18 e in più... Ti procuro il nuovo cibo OP che ho fatto nello scorso episodio che ancora non ho venduto a nessuno. Ok, andata. Ok, okay, okay. Aspetta che faccio il tecnologico 18. E crafto direttamente 18. Di qua. Non so dove abbia nascosto il cibo OP, credo che sia a casa, dopo te lo porto. Gambali dopo e piedini, giusto? Esatto, gambali e piedini, gambali e piedini. Quindi adesso il tuo achievement è diventare più ricco di Kendall. Io sono sempre voluto essere il più ricco della serie, solo che quello lì con gli enchant sta creando problemi. Sì, perché poi è partito dicendo ma nessuno mi compra nulla, nessuno mi compra nulla, poi uffa, milionario. Beh, perché quando hai le cose belle è ovvio che poi le fai incantare. Hai ragione, hai ragione. Vabbè, io grazie, me ne andrò. Vabbè, tu con questa spada non mi devi guardare con questa spada perché guarda che io sono già full vita. Zoom, zoom. Ah, wow, zoom, me ne vado. Arrivederci. Allora, abbiamo guadagnato dei bei soldi. Eh sì. E soldi che poi totali. Mannaggia, cioè sono talmente poraci sì. che mi fanno sentire in colpa quando gli vendiamo so. Le cose. Eppure i nostri prezzi comunque sono giusti. Lo so. Cioè mi sembrano abbastanza onesti, ma con loro che non hanno mai soldi mi sento in colpa. È un casino cosmico. Comunque bene, abbiamo 79 monete d'argento. Quindi siamo vicini alla moneta del gold. Penso sia più o meno lì anche lui. Bello. Il problema è che io dovrei comprare degli enchant da lui. Ma se lo faccio, poi lui diventa ancora più ricco di noi. Quindi io non compro facciamo? Più nulla. Rimaniamo deboli. Allora. No, Steph, è sempre quello per il piccone, però. Questo è essenziale. Almeno questo. Allora, andiamo a chiederglielo. Però aspetta, devo vedere se riusciamo a creare una nuova anvil. Perché questa situazione è problematica. Esatto, quindi Steph vi dimostrerà che ogni volta mi ridimentico i crafting. Ma quello lo sappiamo tutti, Steph. E io non ti so aiutare, non mi guardare. No, no, è impossibile, niente, aspettate. Anvil, eccolo qui. Me lo ricordavo. Come fate a ricordarvi tutti questi crafting? Io non lo so, ragazzi, me lo spiegate come ci riuscite? Io non ci riesco. Cioè, o probabilmente sono dei campioncini che hanno la memoria fotografica, quindi quando vedono giusto. Una cosa se la ricordano, ma io la memoria fotografica brava non l'ho mai avuta. Io non l'ho mai avuta. I campioncini, devo salutare. Giusto, mi è vero. Hopla. Ciao Matteo Nibbio, ciao Belfron76 e ciao Nick, grazie per essere iscritti al canale. Come sempre salutiamo tre di voi a caso che sono iscritti a TPOC, quindi se volete essere salutati iscrivetevi al canale. Ok, allora, ci siamo ricordati. E fateci sapere se avete la memoria fotografica. Oh, cavolo, come ci riescono? Io non lo so. Cioè io anche se le cose le vedo, tipo se non lo faccio per una settimana me lo sono già scordata. Dobbiamo anche dopo due giorni, guarda. Provare questa cosa che ha ripensato Fere, perché effettivamente è importantissima. Comunque siamo pieni di enchant incredibili. Ci avete anche detto non buttate quelli che vi sono avanzati brutti, perché Kendall ci può fare delle cose, quindi non buttiamo più nulla, dimmi. Io infatti ti stavo per dire che ne ho tantissimi altri nello zaino, perché li nella puoi mettere seconda... Fere, in questo forziere di sotto. Questo di sotto ha qualunque cosa, quindi okay, poi li controllo. Okay. So di dover controllare anche questi che già lascia un casino. Non allora ti confondere con quello di sopra. No, tanto se dicono che non si devono buttare, allora li inizio a mettere qui, Steph, perché ho lo zaino pieno. Ok. Forse non ci stanno neanche tutti, o forse è giustissimo. Vabbè, guarda, almeno comunque ti sistemi parecchio. Vai, finisco di fare questo. Allora, che bello che mangia automatico. Devo capire però perché mi mette angry, anche se non sta risultando un problema. Ho bisogno di Kendall al volo. Vediamo se possiamo fare questa cosa per creare un altro piccone con pietra preziosa 2. Salve. Steph, allora! No, dobbiamo fare qualcosa. Non può essere ragazzi, che lui salve. Deve fare sempre. Ciao! Allora. Eccovi. Ma pure bisogno... voi mi volete? Sì, sì, bisogno... sì, oggi sei molto richiesto. Qua e pagami! Ieri sono venuto andato qua. Quello. Vabbè, io non so cosa fare, ragazzi. Cioè, 5 d'argento doveva darmi, me ne ha dati 3. io boh. Vabbè. Perché è diventato povero craftando con noi. Allora, ciao. Abbiamo trovato, salve, facendo la missione di grado B, abbiamo okay. trovato un altro buff libro di pietra preziosa 1. La mia domanda per lei è: se noi sommiamo due picconi con pietra preziosa 1,
Esce fuori un piccone con Petra Preziosa 2, sì. Bene? Esatto. Secondo me ne vale la pena. Allora, dammi un attimo, fammi vedere. Allora, fammi vedere. È consumato. Petra Preziosa 1, Fortuna 1. Ok, andiamoci a provare subito, ragazzi. C'è bisogno che crafti un altro piccone, eh? No, non credo. Okay. Non dovrebbe, non lo so perché è un libro speciale. Vabbè, però tanto tecnicamente ho tutto, okay. Quindi nel caso lo posso fare. Sto pregando. Mi costerà anche poco. Costerà anche pochissimo. E questa è un'ottima notizia. Infatti, noi deve sapere che abbiamo all'incirca 150 libri di incantesimi in casa. Bene. E al momento giusto buttati. Arriveranno da lei. Alcuni li abbiamo pure buttati. E ha detto: no, Kendall può distruggerli con la Grimestone. Ricordate quando vi ho detto mi costerà poco? No, no, no. Qual è la notizia? Allora, essendo che il piccone è rotto, mi costa praticamente tutti i livelli che ho. Aspetta, lo posso riparare io. Ok. Mi dia. Ci penso. Non ci è penso troppo io. Rotto, quindi non dovrebbe allora, richiedere tanto. Questa cosa che mangia da solo sto backpack fa schifo. A me richiede tipo 11 livelli. Mamma mia, porca miseria. Infatti. Okay. In questo modo a me ne chiede semplicemente 5. Ok, fammi vedere adesso quanti me ne chiede. Tieni. Vediamo. Mamma mia. 15, ora me ne chiede di più. Come di più? Più. Ma lo rompo di nuovo. Ma che senso ha? Ma mi giuro che me ne chiede 15 adesso. Aspetta, non li ho. Se però craft un altro piccone in diamante magari ne chiede meno. Magari ne chiede 20, chi lo sa. Prova. Ci proviamo? Non ha senso, non lo so. Ho non paura che peggiori cose ancora la situazione. Che bello un cavallo così nero. Allora, bellissimo. Si chiama Pepe proprio perché è tutto nero. Bellissimo. Carino. Sì, è molto bello. È figo, mi piace. Allora, io al momento 15 livelli, tra l'altro, non li ho. Quindi non te lo potrei neanche aggiungere. Dovrei farmarli. 2 e 3. Teoricamente, metti il libro sul piccone 1. E mi costa 4. Ok. Perché sto libro si vede che è OP. E quindi. Sei sicuro che vuoi fare così? Perché così potrebbe chiedermi poi tipo altri 10 per aggiungere i due picconi. E alla fine sono sempre 14 livelli. È un rischio. È un rischio incredibile. Lo so. Secondo te conviene mettere piccone più libro oppure piccone più piccone? Cosa preferisci? So. Dimmelo tu. Perché ci servirebbe adesso perché dobbiamo andare in miniera, è quello. Quindi è per quello allora, che voglio rischiare. Allora, io ho 13 livelli. Posso andare a farmare al volissimo i 15, però ti verrà a costare un pochettino perché 15 livelli sono tanti. Dici? 15 livelli... Che dobbiamo fare? Ci serve. Dai, facciamo così. Quindi il piccone, l'altro non utilizziamolo. È troppo rischioso. Ok, quindi vado a farmare 15 livelli al volo? Ok, yes, okay, va bene. Ok. Mi verrà a costare 6 d'argento. Vabbè, pazienza. Vabbè, che ci dobbiamo fare? È troppo utile. Mi troppo si azzerano utile letteralmente i livelli, quindi devo per forza farvelo pagare. Ok, okay, a dopo. Tranquillo. A dopo. Allora, domandina. E tra l'altro guarda il truffatore, guardalo che corre. Guardalo. Ah, il cibo. Guarda, grazie. Bello sto cibo. Allora, livello 5, effetto forza 1 per 6 minuti. Wow. Resistenza 1 per 6 minuti. Questo è bello. Mica male. Sì. Mica male. Bravo. Ti stavo dicendo, allora, te lo inizio a ridare. Poi glielo dai a lui, così diventa super mega potente. Questo lo tengo un attimino. Ti devo dire un'altra cosa. Ah, sì, sei senza arma, Mili? Perché mi hai detto che guarda, si stava rompendo. Guarda. Fammi vedere. Perché non so se perché questo allora, lo possiamo riparare. Quando abbiamo fatto le catacombe, io ho visto Apino ovunque, mi è presa, capito, la follia del evochiamo altre api e non mi sono resa conto che l'ho utilizzata così tanto. Hai una spada? No. Allora. Però aspetta, forse ce l'abbiamo in casa. No, ce l'avevo già. Ah, okay. C'è una nell'inventario extra nel caso in cui qualunque cosa potesse succedere. Ho visto che altri due libri, mannaggia, non erano giusti. È che lo zaino è estremamente disordinato. Allora, aspettiamo Kendall, enchantiamo anche il piccone di ferro così finalmente anche lei può picconare in giro alle varie cose e non deve per forza finalmente star ferma. Aspetta. Ah no, però aspetta, tu hai fortuna 1? Eh sì. Vabbè, puoi picconare tipo cose come la redstone. Però non i diamanti. Ti sei arrabbiata, vero? Non abbiamo un libro di Fortuna 2 in mezzo a tutte quelle robe, un altro di Fortuna 1. Vuoi far diventare ancora più ricco Kendall e poi non aveva più livelli. Capisci? È un vabbè, casino. Allora dai, facciamo comunque la redstone e altre cose, perché tipo la citrin ci servirà ancora? Sì. Appunto. Esatto. Quindi tutte queste cose. Tu puoi fare tutte queste. Puoi fare ovviamente il copper, puoi fare il tin, puoi fare tutto tranne diamanti e zaffiri. Esatto, okay, esatto, va bene. Aspettiamo dai, va bene. Kendall e andiamo in miniera. Salve. Oh, eccomi. Salve. Ciao ragazzi. Buongiorno. Ho creato una magia OP. Aspettate, la volete provare? Sì. Allora. Aspetta, nel senso che mi spari? Sì. Fa male? Tranquillo, no, non ti fa danno. Okay. È uno scudo. Io ti do questo incantesimo qua,
che vi rende protetti per 30 secondi. Io vi dico, l'ho testata con uno zombie, mi ha dovuto attaccare 8 volte prima di farmi mezzo cuore di danno. Bellissimo, infatti lo vedo che ho lo scudo per altri 20 secondi in questo momento. Questa nei dungeon è OP secondo me. Sì, ha voglia. Guarda, guarda che ti attacca. Tranquilla, ci penso io. Guarda, ti do lo scudo, aspetta. Guarda, non ti fa nulla. Sì, fatti attaccare. Vero. Ok, venite. Mi ha attaccato, non ho fatto niente, qua, bellissimo. Tra un po' può fare i dungeon da solo. Io posso fare quello che volete da solo adesso. Dammi il piccone, c'ho 15 livelli. Allora, tieni. E tieni. Ok, meraviglioso. Adesso costerà 25 perché guarda, è passato si è aumentato. Grazie al cielo è ancora 15. Okay. Ce l'abbiamo? Tieni. Abemus pietra preziosa 2, Finalmente. Allora, sì, non sono un truffatore. Abbiamo detto 6? Come quell'altro, 6, sì. Ok, quindi così. Giusto? Ok. Quanti soldi hai? Aspetta, fammi vedere. Tanti. Vai, spara. Ti basta come risposta. Spara, è una gara. 70, 73. Più 23 di bronzo. Stai scherzando? No. Ne avete più di me? No, non ci credo. 73. No! È tutto il video che dice che ti deve superare. 2 di bronzo, quindi hai 21 di bronzo in più. Beh, andiamo ragazzi, perso. Buona fortuna, buon divertimento e ciao. Grazie, andiamo in video. Ciao. Mannaggia, Fere. Per 20 di bronzo abbiamo perso. Poi tra l'altro proprio 23, sembrava una beffa. Mamma mia, il pareggio. Vabbè, però siamo messi bene. Il problema è che se noi andiamo da lui con tutti i libri di incantesimi che abbiamo, cioè diventiamo poveri. Però magari possiamo trovare l'accordo per cui lui si prende vari libri che a noi non servono. Esatto, e noi anche ci becchiamo gli enchant gratis. Potrebbe sì, essere. Sì, possiamo fare comunque qualche tipo di accordo, anche perché sì, ne abbiamo davvero tantissimi, Steph. Allora, siamo pronti? Possiamo partire? Ti manca qualcosa? Hai tutto? Sì, vabbè, zaino un po' disordinato, ma pazienza perché comunque ho tanto spazio. Quindi sai cosa facciamo? Andiamo nel dungeon delle catacombe e cerchiamo una miniera in quella zona. Bello, sì, sì. Perché sì, è una zona che non abbiamo mai esplorato. Infatti, abbiamo sbloccato il teleport appunto per fare il dungeon. Quindi potrebbero esserci miniere veramente molto interessanti qui. Oppure potrebbero far schifo. Cioè, sinceramente, non lo ne abbiamo scopriremo idea. Lo scopriremo. E il problema è che è tutto un po' sabbioso. Quello che stavo notando anch'io. Allora, qui, scusami, c'è cosa qualcosa? Sono quelle. Steph, vieni qua. Dimmi. Qua si scende. Dov'è? Qui sotto. Vedi? Ok, vai, partiamo da qua. Andiamo. Allora, torce, vediamo un pochettino. Andiamo. Opla. Sì, scende. Allora, scende. Fare copper, quindi sia questo tutto, che questo. Prendi tutto, anche le pietre di Kendall, prendile. Quindi queste cose le puoi picconare tutte. Comunque poi è un vicolo cieco, però insomma queste cose tanto servono, quindi prendile. Ogni volta che trovi una pietra da preziosa, urla. Urlo. Esatto. Lo sapevo già. Allora, dall'altra parte, aspetta, ovvero c'è un'altra via. Non succederà mai. Dai, che succederà. Altro copper. Fere? Steph? Fere? Fere? Allora, ho picconato, mi si è rotto il blocco sotto i piedi, sono caduta, ringrazia che ho Feather Falling perché ho fatto un giù dalla montagna che tu non hai idea, sono finita nel fuoco, stavo bruciando, Fere? Riesci a vedermi? No, non trovo neanche dove cavolo aspetta. Fere, ma lo sai che non si buca sotto i piedi? Steph, ti aspettavi che ci fosse? Ma non si fa mai proprio perché non sai cosa succede. Figurati in una One Life. Non so che fare. Devo ma sei finita nel dungeon? Sì. Non ci credo. Aspetta, mi vedi? Sì, che ti vedo. Sto prendendo blocchi e adesso risalgo. Io gli ho fatto mettere Feather Falling 3 perché sono consapevole che è un'imbranata patentata. Ringrazio. E questa cosa sta salvando la serie perché è già caduta durante il dungeon ed è già caduta oggi. Steph, c'è gente brutta. Come faccio? Non lo so. Aiuto. Come scendo? Aspettate. Aspetta. Devo salvarla. Dove sei? Non sprecare l'arma melee, sta arrivando. No, tranquillo. Sono un supereroe. È che mi paralizza, è solo quello il problema. Eccomi. Perfetto, andiamo. Ok, risali con l'acqua. Mannaggia te, mannaggia. Che belle avventure. Cerchiamo una miniera dopo. Allora, ci è venuta in mente un'idea, ovvero di utilizzare i dungeon dato che vanno super in profondità per poi scavare e trovare una zona. Da una parte è andata bene, dall'altra però praticamente abbiamo trovato, credo, un'altra ala del dungeon che era segreta o qualcosa del genere. Quindi in questa zona spawnano mob, per fortuna ci siamo già barricati. Ma Fere, io sono andato leggermente avanti. Anche io. Allora, no, Fere, non hai visto abbastanza. Vieni da questa prospettiva. Fere, Fere, guarda. Ma? Zaffiro, diamanti. Ma? Com'è possibile sta roba? Non lo so, non mi era mai successo di vedere una cosa del genere. Oh, ma guarda anche qui tutto quello che c'è. Steph, credo, io lo sapevo che ste miniere sarebbero state OP. Credo di sì, con quei dungeon maledetti, guarda, credo ovvio proprio di sì. Quindi prendi. Divertiamoci.
Vai. Allora, comunque, è saltato fuori il fatto, a parte che non mi sembra che sto avendo molta fortuna nella fortune, no vabbè 10, vabbè ci può stare, è saltato fuori il fatto che alla fine lo zaffiro non è così importante, perché l'armatura e le spade, mm-hmm, tra zaffiro e diamante alla fine cambia ben poco, quindi... non lo so, il prezzo, per quanto siano più rari i zaffiri, alla fine è solo un modo per fare un'armatura più carina di quella di diamante, perché sì, oggettivamente è più bella. Sì, particolare, certo. E praticamente basta, perché la lac, se ci pensate, serve solo per miniera. Citrin! Davvero? Sì. Ottimo. Guarda. Pere, c'è anche qui del ferro? Te la faccio anche vedere. Ottimo, ottimo, ottimo. Che bello. Qui del ferro da questa parte, okay. Anche perché la citrin serve a riparare la tua armatura. Lo so, quindi per quello ragazzi è necessario continuare. Poi a prendi prenderla. Tutto questo ferro, tutto questo lapis, tutto quel silver, quindi tutta roba che riprendi tu. Alla fine adesso mini più tu di me, perché io prendo solo le cose preziose. Vediamo da questa parte cosa c'è, okay. Esploriamo un po', ma sembrano una figata queste miniere da questa parte. Spero però non ci siano mob dei dungeon, perché altrimenti facciamo una brutta fine. Speriamo di no. Cioè, stiamo attenti, quindi controllati sempre. Ah, teoricamente c'è anche... Steph? Tutto a posto. Ti ho sentito esplodere, aiuto. Sì. C'è una novità importante. Teoricamente ho fatto aggiungere la pietra preziosa dell'oro. Finalmente. Così non aveva senso non ci fosse, lo so. Non aveva minimamente senso, ce l'avevamo totalmente dimenticata. Teoricamente d'ora in poi esiste. Trovata, non ci credo! No, davvero? Non ci credo! Ma che fortuna questo ragazzo, io non so. Aspetta che mi stanno attaccando. Lupi schifosi, infami. Ok, per fortuna mi cura come sempre. La voglio vedere, la voglio assolutamente vedere. Pure gold, oro puro. È una goccia fatta di oro. Bellissimo. Stupendo. Allora, depositiamo tutte le cose inutili, che ho già l'inventario bello pieno, anche questo cibo che per quanto sia forte per adesso non ci serve, teniamo qua. Ho trovato anche questo di nuovo, altri libri, perché ovviamente abbiamo fightato lì per passare. Sì. Ok, allora guardate. Bella! È bella? Sì, è bellissima. Io adesso arrivo, Steph. Una delle più belle forse, Fere. Un attimino prendendo del ferro che ce n'è tantissimo. Tranquilla, tranquilla. Finalmente puoi lavorare anche tu, direi sì, che è una bella notizia. Sì, infatti, faccio anche un po' i fatti miei. Allora, attenzione, ci prova di nuovo, vuole trovare il secondo pezzo di... Non ci credo. L'ha trovato. Oro puro, due pezzi. No, ma io non ci credo. Io dico, cioè, oggi non troverò nulla perché devo riequilibrare il mondo. Cioè, ma è appena stato aggiunto, ho rotto tipo 10 pezzi di oro e ne ho due. Ma lo sai che a volte è capita così, cioè ti ricordi... 13 pezzi di oro, due. Vabbè. Io non ho parole. Grazie mondo, sono felice. Ah, non so in realtà cosa ci serviranno, ma di sicuro prima o poi saranno utili, quindi va bene così. Dai un bel rubino. Dai un bel rubino. Dai un bel... Trovato. Dai. Ho già trovato tre. Basta. Cioè, poi non mi va a trovare nulla a me. Lo so che non funziona così, ragazzi. Però, secondo me, è l'equilibrio dell'universo. Allora, quello. Ricordiamoci che il nostro obiettivo, quantomeno oggi, è di creare il primo lingotto di Black Ruby. Certo. Per farlo ci servono 8 Star Ruby. Quindi noi, che ne abbiamo 5, con questo ne possiamo fare un altro. Quindi siamo a 6. Ne mancano 2. E il Black Diamond lo abbiamo già. A quel punto mancheranno altri 8 Star Ruby e un Black Diamond. Sì, sì. Quindi in totale ci serve un Black Diamond e 2 più 8, 10 Star Ruby. Sono tante per essere tante. Sono ma esageratamente tante. Vabbè, Steph, è il nostro lavoro. No, è quello che dobbiamo fare. Ce lo siamo anche scelti da soli. Ce lo siamo scelti da soli. Non possiamo dare la colpa a nessuno. È vero. Però vi garantisco che c'è un motivo se è così difficile fare la mia armatura, ve lo garantisco, sia per bellezza che per potenza. È qualcosa a cui non siete abituati. Avrà anche una feature speciale. Ma cioè, lasciamo perdere. Qua stiamo riscrivendo Minecraft, Fede. Riscrivendo Minecraft. Allora, vediamo da questa parte. Meno male che sono già solo, ragazzi. Sì, che voi qua solo. Guarda che è qualcosa di incredibile. No, lo so, è molto bella. No, cioè, guarda che io ho pensato a delle cose. Allora, hai presente il problema Elmo, in un certo senso? Sì, perché ragazzi, l'ho vista anch'io. Ovviamente ho dato anche dei consigli a Steph. Quindi, almeno esteticamente l'ho vista. Non okay. So che potere avrà, perché quelli non me li hai mai detti okay, ancora. Ok, perfetto. Quindi... Però è presente che quindi è un po' brutto, cioè non mi vedrebbero più mai. Sì, io a Steph gli ho detto bellissima l'armatura, ma purtroppo ti copre troppo la ecco, faccia, è quello il problema. Avrò un tasto per togliere
e mettere l'elmo. Ma nel senso, Iron Man. No, no, meglio. L'effetto dell'elmo rimane sempre, ma si vede o non si vede. No, bellissimo, bellissimo così. Riscriviamo Minecraft. Zoom, zoom. Allora, abbiamo trovato roba interessante. Qui qualcosa si trova sempre. Quindi, divertiamoci. Buongiorno. Ci buttiamo nella lava? No, non così. Mi sembra una buona idea. Allora. Come ce la gestiamo però? Prima di tutto, occhio che mi stavi spingendo, maledetta infame. Aspetta, aspetta, sì, sto indietro, vai. Ok, credo. Vabbè, tu ti puoi praticamente buttare con Feather Falling, Vabbè. Io, c'è l'acqua, quindi. A differenza tua, no. Ne approfitto. Allora, vediamo. Però è un strana, po' la cosa è venuta a sparire. Ok, è sparita molto lenta. Vediamo. Penso ci sia un po' di lag. Vediamo, vediamo. Ho molta paura di sta lava. È molto pericolosa. Sì, è un po' facciamo in scatole. Questo modo. Ferro, redstone. Questa ci serve. Dai, dai, dai un altro pezzo. Dai un altro pezzo. Lo so che ci sei. Lo so che sei vicino. Guarda quanta redstone però. Ce n'è tantissimo anche alla tua sinistra, Steph. Positivo, positivo. Trovato. No. Di nuovo. If you love me, let me go. Di nuovo. Steph, ti devono rifare i meme. Cioè, ma lo fai apposta. Perché? Sentite le urla della disperazione. Perché? Prendiamo questo, prendiamo questo, prendiamo questo, prendiamo questo, niente. Però loro, come sempre, prendiamo tutto perché per quanto adesso... Citrin! Ok. E non l'ho fatta cadere nella lava nonostante sia in una zona con la lava a fianco. Wow! Ho trovato altro, citrin? Sì, tre citrin, sta. Ok. Sta andando bene, sì, recuperando. Sì. Sai che rimaniamo in miniera finché non troviamo altri due rubini, però, vero? Lo so, però... Diamanti! Fare... dai, devo fare una piega... Allora, 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 qualcosa per pregare. Una zuppetta di pomodoro. Magari il truffatore sa truffare anche la fortuna. Vediamo. Vediamo, andiamo. Niente. 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 Okay. Niente. Prendiamo questo. Basta col pure gold. Grazie, meno male che ci manca niente di trovarlo. Qui pozza di lava mi sembra fine a se stessa. Ignoriamo. Andiamo allora verso quest'altra parte. Gemme di Kendall. Ok. Sarei curioso di vedere qual è la sua pietra. Lo oh, sai? Io ne ho preso un sacco, Steph. Nulla. Sarei cioè, ogni tanto mi viene il dubbio, curioso. Ma c'è davvero comunque la pietra guardate, preziosa. Vedete che adesso se ne stanno andando tutti. Il motivo è che le nostre rec sono le più lunghe. Sì, quindi sì, sì. Poi quando ci dite i prezzi alti, un corno, guardate gli altri quando se ne vanno, stanno già in vacanza e noi ancora qui a reccare. Neanche vicini alla fine dell'episodio. E questa è la vera differenza. Noi facciamo un lavoro faticoso, difficile, complesso. Non lo youtuber, il minatore. E ferro dei diamanti. Dai. Black diamond. Black diamond. Niente. Dai, ma no. Quanto è difficile quei diamanti, Lo quanto so. È difficile. Ma anche i rubini sono molto complessi comunque. E tra l'altro assurdo. Io poi li devo usare anche per riparare la mia arma. Quindi è una tortura, me ne servono troppi. Vabbè, ma magari più in là avremo degli incantamenti più potenti. Per forza. Fai altri diamanti, aspetta. Vai. La speranza. Ok, perché mi sono bloccato? Fere? Secondo me perché c'è lag, però io mi sto muovendo. Fere, non posso più muovermi. Ah, dove sei finito adesso? Credo che mi si sia scaricata la tastiera. Ma sei un imbecille, perché non la metti in carica? Ragazzi, oggi è un deficiente e basta, io non so che dire. Vedete, e brucia le cose nella io posso lava giocare. E non si ricarica la tastiera, ma io che devo fare? Torno subito con i diamanti lì di fronte. Vuol dire che quello è un Black Diamond, ne sono sicuro. Sono tornato! Buongiorno! Eccomi, eccomi. Salve a tutti. Pronti? Sium! È finita la mia vita da minatore. Steph. Devo dirti una cosa. Sì. Mi è caduta la setta nella lava. Occhio perché siamo in un mezzo dungeon. Un casino. Ma dove siamo finiti però, Steph? Io ho ottime notizie. Trovate. Davvero? Sì. Ma come? Lo so che tu hai ottime notizie. Però so che ho ne notizie più una. Belle delle tue. È che abbiamo finito. Esatto. Esatto. Ma, perché... Dopo aver bruciato la famosa citrin, ne ho trovate altre due. E quindi sono arrivata a un totale di 5. Ho trovato un altro pure lancia gold. Tutto il bottino. Allora, tieni. 5 di queste? Esatto. Wow. Vedi?
Poi ho trovato un altro di Pure Gold, arrivando a 2. Ok. E poi guarda anche io cosa ti ho trovato. Oh, mi è andata bene, perché poi incredibile li ho iniziati a trovare uno dopo l'altro. Occhio. Aiuto. Maledetti. Cioè, nel senso che non è passato molto tempo da uno all'altro, li ho trovati così, bam, bam, bam. Cioè, incredibile. A un certo punto ho fatto Citrin, Pure Gold, Citrin. Cioè, allora, incredibile. Questo che ho appena trovato. Cioè, ovviamente, ragazzi, non in successione, però, ripeto, è passato poco tempo. Questo che ho appena trovato della Redstone è il primo pezzo prezioso che io trovo da circa 20 minuti di mining. Cioè, da quando davvero ho bruciato quel ruby, io non ho mai più trovato altro. Sono stato ufficialmente punito. E ve lo voglio dimostrare trovandone un'altra immediatamente, perché so che è stata talmente alta la sfortuna che lo trovo. Vai. Niente. È finita così. Io stavo combattendo con uno scheletro. Evidentemente. Ho preso un altro po' di ferro, che ho detto non si sa mai che in chiusura trovo un'altra citrina. Invece no, peccato. Guarda, io... ho sperato di trovare... ancora! Cioè, è incredibile questa zona quanto ha trovato. Non ci credo. Finalmente. Cioè, è reso quasi inutile quella che ho trovato io. Ok, così ne abbiamo... Ferre, tanto ce ne servono tantissime ancora. Sì, ovviamente non abbiamo trovato l'altro Black Diamond. Non ne dubitavo sinceramente, considerate che però con i diamanti siamo tornati ad 83. Quindi oggi ne abbiamo trovato parecchi. Non so esattamente quanti, ma parecchi. Però, come mi immaginavo, il Black Diamond è veramente tosto. Sto approfittando per un attimino. Cioè, lo so che l'episodio è durato un'eternità e mezzo, ma non ho mai visto così tanta redstone come in questo dungeon, sinceramente. Non so perché, non so come mai, ma ce n'è trovato. Vabbè, ragazzi. Ma non si può, eravamo fermi. È per quello che sto continuando, perché ho sentito l'energia. L'universo mi ha detto, Steph, continua. Steph è qui, Steph, vai. Non importa che la rec è 1R02 minuti, ogni volta fai la vita in città e poi muori. Va bene così. Non importa che fai morire anche i nostri editor, non importa. Non importa. Non importa. Non credo che sia proprio così, però va bene. Carina questa. Però non abbastanza forte. Ok, stavo guardando una cesta, scusami. Allora, voglio vedere se ce n'è ancora un attimo. Ne sto prendendo anche io, Vai. Non si sta mai. Bene, secondo me... c'è l'energia quella buona. Io non ne ho trovata troppissima, però ne ho trovata. Ok. Allora, ma io sono uscito dal dungeon, quindi credo sia finito il gioco. Però magari questa ci dà l'ultima di oggi e ci portiamo un po' avanti. Ci portiamo avanti. No, manco per sbaglio. Però, allora, facciamo un calcolo. Noi abbiamo 5, quindi ce ne servivano altri 3. Quindi abbiamo già 2 di 8 della prossima volta. Però manca appunto poi il Black Diamond, che è... quello sarà veramente tosto. Quello sarà veramente tosto, sì. Quella sarà veramente tanta roba, ma noi avremo la forza e l'energia di non trovarlo. Niente, mi sa. Dai, è andata bene. Abbiamo terminato così. Quindi, ricapitolando, ci manca un Black Diamond e all'incirca 6 di ruby per sbloccare ufficialmente e finalmente... la mia armatura. Quindi prossimo episodio mi sa che si continua. Mi sa che rimaniamo addirittura direttamente qui dentro e continuiamo da qui dentro e vediamo di riuscire a completare tutto il nostro bel libro, sbloccare tutti i crafting e iniziare a craftare i primi pezzi della mia armatura. È stato faticoso oggi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ciao.